non conosce uno dei classici intramontabili di William Shakespeare, Romeo e Giulietta, tante le versioni cinematografiche, teatrali, adattamenti, trasposizioni, ma qui al Teatro delle Muse oggi vi voglio proporre uno spettacolo davvero molto originale, tratto appunto da Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta paccavano e come, fino al 26 marzo, di Mimmo Strati e di Maria Elisabetta Alaimo. E io ho incontrato gli attori. Buonasera attori. Buonasera. Cesare Cesarini nella parte del bidello. Questa è una commedia molto particolare, dicevamo, perché è ambientata in un istituto tecnico in piena autogestione e tu sei il bidello. Esatto, io sono il bidello che poi interpreterà il frate Lorenzo, che è un po', no, quello che macchina tutto quanto. E chiaramente è una versione di Romeo e Giulietta rivisitata, rimodernizzata, rivista, e che però mantiene intatte tutte le particolarità di Shakespeare, no? Quindi quest'amore tragico, universale, però che con noi diventa anche comico. E quindi la gente, l'altra sera uno spettatore mi diceva: sai qual è il problema di questo spettacolo? Che piangi e subito dopo ridi, non fai in tempo a piangere, che poi devi ridere, poi devi ripiangere di nuovo, poi ridi di nuovo. E Maria Sol Serago, giusto? Marisol. Tu interpreti, qual è il tuo ruolo? L'insegnante, un'insegnante un po' sfigata. Che di teatro, però ha all'interno questa passione che la porta a coinvolgere un'intera classe di persone, tutto sommato, a parte gli insegnanti e il bidello, che non hanno voglia di fare nulla e non vogliono essere disturbati. Eppure questo personaggio un po' sfigato riesce a coinvolgerli tutti. E adesso passiamo a Anita Pusceddu. E il tuo ruolo, Anita, qual è? Il mio ruolo è la professoressa di ginnastica, educazione fisica, e poi diventa la balia, la nutrice, insomma, di Giulietta. Quindi il personaggio è sopra le righe, nel senso che è una persona molto, la professoressa, vivace, piena di vita, di gioia, euforia, la vuole trasportare proprio naturalmente, la vuole far vivere anche ai suoi allievi, ci riesce in parte. Ti sarebbe piaciuto avere un insegnante come questo personaggio? Nel cast ci sono molti attori giovani, loro stessi mi hanno detto: a me sarebbe piaciuto avere una professoressa così. Anche a me, sinceramente. E allora rinnoviamo l'appuntamento fino al 26 marzo al Teatro delle Muse. Romeo e Giulietta paccavano e come. Viva il teatro! Viva il teatro. E se posso, volevo elencare solo gli attori giovani: Andrea Carpiceci, Francesco Falco, Flavia Faloppa, Giulia De Bè e Tommaso Moro. Vi ringrazio, grazie. Grazie. Venite a vederci.